Huawei P8 Lite. Questa è la versione economica e nemmeno troppo compatta del top di gamma della casa cinese. La differenza si sente sicuramente al tatto, perché stavolta parliamo di un finto alluminio sul back cover posteriore, che in realtà è di plastica, e possiamo notare come effettivamente le linee però sono molto simili sia a quelle del P8 che a quelle del P7. Possiamo dirvi che le dimensioni principali vedono lo spessore fermarsi a 7.7 mm, che sono effettivamente molto ridotte. Abbiamo poi un peso di 131 grammi, mentre la diagonale del display è di 5 pollici, con una risoluzione HD che permette di avere una buona densità e quindi una buona risoluzione generale dei dettagli, fermandosi appena sotto i 300 ppi. Fotocamera posteriore da 13 megapixel, e per quello che abbiamo avuto modo di provare manca il light painting, che è appunto l'altra modalità molto interessante che è stata aggiunta sul P8, e in generale possiamo anche dirvi che si nota un leggero calo di qualità a livello di definizione, soprattutto se vedete le foto scattate. Invece il sistema operativo fortunatamente è sempre Android Lollipop, come potete vedere è sempre personalizzato però dalla interfaccia MIUI tipica di Huawei, e se andiamo qui accediamo, diciamo, a un ricchissimo menu. Ciononostante è importante sottolineare che questo smartphone uscirà con Lollipop in versione nativa, e considerato il prezzo potrebbe essere una interessante alternativa nella fascia medio-alta. È comunque mosso da un processore octa-core da 64 bit, e si segnala la presenza poi di 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna, con una scheda micro SD che può ampliare la memoria fino a 128 GB. La batteria è da 2200 mAh. E quindi va valutata sicuramente per il suo utilizzo quotidiano. Sarà disponibile sia in bianco che in nero.